La conferenza stampa, è piaciuto come modo di parlare e soprattutto avere un campione del mondo ha fatto effetto. Proprio l'applauso iniziale con cui è stato accolto, lo ricordava anche Guido Gomirato, era successo soltanto un'altra volta al Blue Energy Stadium. Io non c'ero, quindi posso intuire per chi, ma non hanno voluto citarlo, non hanno voluto nominarlo. Di conseguenza è un Fabio Cannavaro che è arrivato e che a prescindere, come dicevamo, da quello che farà in campo, si è portato dietro veramente tutti quanti, nel senso che è stato un allenatore che ha parlato come doveva parlare, ha spiegato quello che doveva spiegare e soprattutto è consapevole di una situazione difficile, difficilissima per lui e per la squadra, perché non dobbiamo dimenticare che lui all'esordio in Serie A può anche essere un rischio, quindi lui ha scelto di sposare questa causa perché pensa che si possa insieme raggiungere l'obiettivo. Di sicuro però, ribadisco, dobbiamo scoprirlo come allenatore, ma l'aura che c'era intorno a Fabio Cannavaro è quasi di un supereroe che arriva a Udine dopo aver vinto il mondiale. A me ha fatto molto effetto, credo che l'abbia fatto anche i colleghi più esperti, ti dico questo. Allora, diciamo che ne avevamo bisogno. Sì. Cioè, un po' di entusiasmo, un po' di aria nuova, un po' di insomma nuova mentalità, e come un po' tagliare con un passato che insomma ci ha regalato tante purtroppo sofferenze. Andiamo a sentire una prima pillola di Fabio Cannavaro, quella relativa al fatto che appunto questa Udinese debba fare di più. 4 vittorie sono davvero poche. Partita per partita, di non subire gol, di gestire il risultato e così e colì, non ce la fai. Da qui in avanti dobbiamo fare qualcosa in più tutti quanti, e devono iniziare a capire che ecco, 4 partite sono poche durante l'anno per di vittorie, sono veramente troppi pareggi, dobbiamo cercare sì di alzare quell'asticella per fare qualcosa di in più. A me piace comunque, non sono un allenatore legato a, io sono sempre stato affezionato al 4-3-3 perché mi piaceva, perché comunque quando ho iniziato è il sistema che magari mi piace di più vedere, però è normale che ci sono delle situazioni dove tu poi devi cambiare, devi leggere, devi capire il materiale che ha a disposizione. Questa è una squadra che comunque penso che possa fare più situazioni di gioco, è una squadra che può cambiare in fase di possesso e non possesso, è una squadra che ha delle cose importanti, quindi dobbiamo essere bravi a tirarle fuori. Bisogna assolutamente tirarle fuori, non c'è più tempo per tenerle nascoste le cose importanti. Non possiamo tirarle fuori alla 39esima giornata. No, assolutamente non c'è tempo. Crediamo tutti che non cambierà molto, no? Ora non lo so, ci sono 20 minuti di partita, non può usare i due esterni contro la Roma, per esempio. Ecco, questo è da ricordare, non si possono usare né Camarà né Zibue. In quanto sostituiti, così come la Roma non potrà usare, vado a memoria, per esempio Paredes mi pare che fosse stato sostituito, o altri giocatori che erano stati tenuti fuori, una Roma che tra l'altro non avrà Lukaku. Così, entrando nel tema, no? Così come noi abbiamo infortunati di un certo peso, anche la Roma sarà senza Lukaku, che invece ci aveva fatto gol come nei primi 70 minuti di partita. Io non credo che cambi molto, anche se lui, Cannavaro sappia, credo che sia consapevole del fatto che qui si gioca col 3-5-2, eppure lui ha detto... e io vorrei giocare col 4-3-3, e quindi questo ti fa pensare che probabilmente non cambi magari molto in una delle due fasi, ma può essere che, visto che ha detto che può travestirsi l'Udinese anche con varie vesti, con vari abiti a seconda della fase, può essere che in fase di attacco invece si veda magari, perché no, uno dei due esterni più bloccato e l'altro invece che vada ad accompagnare l'azione. Lo scopriremo. Di sicuro ha detto che gli piace il 4-3-3, che però bisogna anche adattarsi alle caratteristiche dei giocatori. Però secondo me poi oggi si può giocare anche col 5-5-5, se sì, questa squadra non tira fuori delle qualità che tutti crediamo che possa avere, ma che ancora abbiamo visto troppe poche volte. Se non le tira fuori, ribadisco, si può anche giocare con 10 attaccanti, non c'è verso. Se invece le tira fuori, puoi anche giocare senza punte e magari vinci lo stesso. Allora, c'è la Roma
giovedì alle 20, quei 20 minuti che mancano. Poi domenica alle 15 ci sarà la trasferta a Bologna e poi, ce lo siamo persi oggi in questa giornata frenetica, c'è la partita col Napoli che si giocherà lunedì 6 maggio alle 20.45, quindi in posticipo il lunedì Un altro lunedì. E noi faremo il Tonight il martedì. Va bene, e ci sta, è capitato spesso nelle ultime settimane. E spesso ha anche portato fortuna. È vero, se dobbiamo aggrapparci a questo. È vero. Qualche riferimento a Napoli c'è stato nelle parole di Fabio Cannavaro, soprattutto perché qui ci sono stati tanti napoletani che hanno fatto la storia assoluta di questa società. E allora la storia Pinzi, a proposito di leggende, ma anche i vari Totò e Quagliarella, nelle parole del nuovo allenatore dell'Udinese. La storia di questa società è una storia importante, va rispolverata, va tirata fuori di nuovo e va fatta capire ai giocatori che ecco, 30 anni di massima serie sono frutto di un sacrificio di una famiglia che comunque tutti in Italia abbiamo apprezzato negli anni per il lavoro che hanno fatto con questa società. Io sono venuto tante volte qui a giocare da avversario e questa cosa si percepiva. Io ho vissuto anche da calciatore all'estero, e quando vai in un club la prima cosa che devi fare devi capire la storia del club. E, è anche vero che se loro non riescono a capirlo sei tu che glielo devi far pesare. Ovunque sono andato ho sempre cercato dei collaboratori locali, nel senso di squadre e di società, ma perché? Perché questo mi può permettere di accorciare le conoscenze, di accorciare i tempi, e sicuramente Pinzi è un allenatore adesso che comunque è da tanti anni qui, conosce benissimo la società, e quindi quando mi è stato proposto io ho accettato senza problemi, ma perché penso che sia un valore aggiunto. Ti sei sentito magari anche via messaggio con Totò per caso? Ti ha mandato un in bocca al lupo? Come mi ha scritto Quaglia, come ha scritto Flora Flores, ce ne avete tanti di napoletani che sono venuti qui e che sono stati apprezzati. Spero di lasciare lo stesso segno che hanno lasciato loro. Ecco, è partito anche l'applauso spontaneo. È stato un bel quando momento, arrivano sì. Quei nomi ci viene. Però esatto. questa idea di riscoprire e di sentire proprio la storia, che è un concetto che a nostro modo avevamo anticipato ieri sera al Tonight, no? Con quei collegamenti con Poggi Amoroso, con quelle che sono state le pagine epiche più importanti della storia di questa società. Credo che sia in assoluto il valore per primo da recuperare per creare un'identità che ti può sorreggere, ti può dare una spinta in questi momenti così difficili. Ecco, diciamo una cosa, Fabio Cannavaro non ha avuto paura di toccare questo tasto e secondo me lui non è che ha detto questi ragazzi non hanno capito dove si trovano, non lo ha detto, però ha battuto forte su questo tasto. Il fatto qua di ribadirlo, secondo me lui proprio ha voluto mandare un messaggio che proverà a far capire a questi ragazzi che Udine sì può essere un trampolino di lancio, ma su quel trampolino ci deve arrivare saltellando bene, perché se poi scivoli vai giù anche tu. Quindi il fatto che dopo due giorni lui venga qui a parlare più volte, perché era tirato fuori in 3-4 domande diverse questo concetto di far capire la storia del club, arrivare a vedere le immagini Sanchez di Natale, di Guidolin che balla, della Champions, ecco, forse non tutti i calciatori, ha detto, sanno che cos'è l'Udinese. Io da avversario lo so, dobbiamo saperlo tutti, perché anche da questo orgoglio che ci si salva. Sono parole che sono piaciute in conferenza stampa, diciamo sì. Che si è presentato bene. Poi magari può essere il migliore allenatore del mondo o il peggiore, però ad oggi si è presentato assolutamente, molto bene. Assolutamente, e ci ha veramente portato, come dicevamo, una ventata di positività. Sarà anche per quello, per tutto quello che il personaggio si porta dietro, perché diciamo, Cannavaro è quello che ha tirato sulla coppa. È quello che averlo lì è quello che insomma in Germania è quello lì la butta fuori Cannavaro è quello lì per tutti, insomma sono cose che non dimenticheremo mai,
E insomma, questo un pochino credo che lui, qualsiasi posto vada, qualsiasi passo faccia, se lo porti dietro, perché è qualcosa di enorme. L'ha detto che da quando è arrivato ha firmato solo autografi e fatto fotografie, resto con la squadra aveva potuto parlare poco. Mi ha beccato i selfie. Io non ho resistito. Alla fine, dopo aver fatto tutti i collegamenti, alla fine ho dovuto farlo anche io, perché in fondo sono comunque un grande tifoso. Però c'è da dire che lui è stato disponibilissimo e tra l'altro ci ha anche detto che oggi pomeriggio lo avrebbe investito proprio per fare colloqui a tappeto con tutti i giocatori, a partire da uno, dal Tucu Pereira, che è quello che deve aiutarlo nel portare di qua tutti quelli che magari sono un pochino instabili emotivamente, che insomma sono un po' corrucciati, no? Che magari non hanno giocato molto, che sono un po' scontenti. Ecco, fare squadra, perché è da lì che si parte. Beh, il dialogo è insomma importante. Cioffi era partito bene da questo punto di vista. Molto, è vero. Bisogna essere onesti. Poi si è purtroppo perso anche nelle sue paure, probabilmente. Si è completamente spenta la luce. Non sappiamo per paure, per mazzate continue che magari prendi. A un certo punto vedi anche, no, col trascinarsi delle settimane, che tu lavori magari anche benissimo, ma non riesci a raccogliere frutti, non riesci a raccogliere punti, non riesci a creare un minimo di entusiasmo. È frustrante, secondo me, e quindi rischi poi di spegnerti. Io credo che nessuno avrebbe mai potuto immaginarsi di trovarsi al 23 di aprile in questa situazione, dopo la prima vittoria di Cioffi di San Siro dopo la partita soprattutto della domenica successiva contro l'Atalanta. Lì c'era veramente la possibilità di salire su un altro treno. E in realtà anche con quel pareggio beffa comunque si era visto il gioco, ci eravamo aggrappati a quello. Sì, è stata però un po' una sliding door. Sì, io l'ho sempre detto. Se avessimo portato a casa quella vittoria per con me, l'Atalanta... In molti dicono il Verona, per me è ancora prima, proprio quella con l'Atalanta. Sarebbe stata per la prima e unica volta poi la seconda vittoria di fila. Non è che Cioffi si è spento lì, no? Si è spento molto dopo, però... Credo che insomma bisogna ripartire da... Perché questa squadra ha dimostrato di saper fare, no, determinate partite. E la convinzione è che manchi convinzione. Tu dicevi non ci saremmo mai aspettati di arrivare al 23 aprile in questa situazione, non ci saremmo forse mai aspettati di arrivare al 23 aprile senza aver visto il vero Samardžić, senza aver visto quella stella illuminare per tutte quelle che sono stati i trascorsi, il mercato, le grandi squadre che l'hanno voluto, è stato al centro di mille telenovele, ora è chiaramente stato investito da tutti come il giocatore di maggiore qualità e non l'abbiamo ancora visto nella sua espressione massima. A sprazzi, bisogna capire che giocatore vuole essere lui a questo punto, perché ormai io credo che tutti gli allenatori gli abbiano dato le opportunità, sì, no? E adesso è anche lui che deve fare qualcosa. Ne ha parlato ovviamente anche Cannavaro, andiamo a sentire. È normale che Samardžić è il giocatore con più qualità che abbiamo e che la gente si aspetta tanto da lui, e che sicuramente quest'anno magari sta trovando più difficoltà, ma perché è normale quando le squadre avversarie ti conoscono, dopo ti hai un occhio di riguardo. Però c'è, al di là di quelli che ecco, ci sono, c'è Luca che ho visto in nazionale, diciamo che è una squadra che ce ne ha, anche i ragazzi che sono fuori, c'è Ferreira che parlavo prima proprio col direttore. Certo, il tempo è poco e quindi dobbiamo concentrarci veramente su quelle che sono le cose più importanti in questo momento. Al di là del singolo, io penso che dobbiamo parlare soprattutto di collettivo, dobbiamo parlare di squadra, perché per venire fuori da questa situazione sono le solite frasi fatte, però io gliel'ho detto anche stamattina, non possiamo pensare a livello individuale. Forse nemmeno lui può pensare a livello individuale, nel senso, per quanto ci avrà parlato con tutti individualmente, in questo momento non è lui che può risolvere i problemi di Samardžić. Lui deve creare un sistema che funzioni a livello collettivo, di mentalità. Ha anche fatto intendere che se dovesse accorgersi che in questo momento Samardžić potrebbe anche non essere utile, lui ha detto la qualità è importante, meglio averla che non averla, ma non ci si salva con la qualità. Questo quindi ti fa capire che adesso c'è bisogno che anche Samardžić dimostri, proprio come dicevamo poc'anzi. Ce l'auguriamo, magari che faccia bene anche a Samardžić questo, non lo so, questo cambio. Beh, insomma, io credo che essere allenati da Cannavaro, insomma...
possa essere veramente, di sicuro lo ascoltano, perché non è uno che ha allenato in Serie D, cioè, insomma, ha giocato, è stato il più forte al mondo, ha vinto il pallone d'oro, cioè se non ascolti Cannavaro, insomma. No, no, è vero, è vero, credo che assolutamente a livello mentale sia stata una mossa importante proprio per stimolare i ragazzi che, come abbiamo detto anche ieri sera, in questo momento erano non veramente sì. Cioè, non c'erano in campo, non c'era, esatto, non c'era piatta, una squadra viva, linea piatta. Oh, c'è stato un momento esilarante in conferenza stampa e quasi come succede sempre, no, praticamente sempre, ce li regala Guido Gomirato. Guido che parla Gomirato col microfono qua. Guido Gomirato, che è la storia dell'Udinese e delle conferenze stampa di N milioni di mister, perché le ha viste tutte, dice: caro Cannavaro, attenzione, perché pochi sono stati applauditi. Cannavaro è stato applaudito calorosamente. È quello che ti menzionavo prima. Dalla stampa. Attenzione, dice, perché pochi sono stati applauditi. Andiamo a vedere questo siparietto. La storia di questa società è una storia importante, va fatta, va rispolverata, va tirata fuori di nuovo e va fatta capire ai giocatori che ecco, 30 anni di massima serie sono frutto di un sacrificio, di una famiglia che comunque tutti in Italia abbiamo apprezzato negli anni per il lavoro che hanno fatto con questa società. Io sono venuto tante volte qui a giocare da avversario e questa cosa si percepiva. Io ho vissuto anche da calciatore all'estero e quando vai in un club la prima cosa che devi fare devi capire la storia del club. È anche vero che si è persa, ma in sostanza succede che Guido Gomirato gli dice: attenzione, che pochi allenatori sono stati applauditi, e gli dice a un certo punto, voleva quasi dirgli quali, e poi gli ha detto: meglio forse se non ti dico chi è stato applaudito. E Fabio Cannavaro, esploso in una risata, ha detto: sì, per carità, non voglio sapere. Poi si è vociferato, ma non so se l'ha sentito. Sì, vabbè, i nomi li sappiamo, ma non li facciamo nemmeno noi. Vabbè, insomma, davanti a questa serietà, pur serena, una serietà serena, ci sono stati anche, insomma, così, questi momenti di sorriso. Si è percepito che era comunque contento. Cioè, nella difficoltà della situazione, della squadra, nella tragedia sportiva che stiamo vivendo, si è percepito un allenatore che aveva tanta voglia di esordire in Serie A, e anche questo credo che possa far bene, quindi è tra il teso e il felice, che può essere un mix giusto per non essere troppo teso, no? Troppo impaurito e neanche troppo serio, insomma, un po' di gioia si è poi insomma è napoletano, quindi allo scherzo ci sta, e quindi insomma è vero, promosso. È vero, tra l'altro gli capita pure l'abbiamo detto Napoli... anche questo, gli capitano De Rossi con la Roma, sì. Il Napoli, la sua squadra, e Thiago Motta, altro suo compagno di nazionale, quindi è vero. Tutte nei prossimi 10 giorni. E rivivere un po' tutta la carriera in cinque tappe in cui, tra l'altro, insomma, lo sappiamo, l'Udinese si gioca davvero, davvero tantissimo, e quindi sarà importante, speriamo davvero, l'impatto di questo allenatore per tentare di fare i punti che servono, perché questo è fondamentale, a cominciare direi dalla Roma, dove devi quantomeno difendere il punto, blindare quel punto lì, cioè quel punto lì lo devi portare via proprio strappandolo, difendendolo, anche perché se lo ottieni dipende ancora tutto da certo, te, certo, anche perché ti stacchi, no? Ti stacchi di un punto che non è tanto, ma non è nemmeno poco in però questa, dipende in questa ancora fase. Tutto da te, questo vuol dire questo, se tu fai un punto dipende ancora tutto da te. Va bene, allora abbiamo rivissuto insieme a voi questa giornata, quella della presentazione di Fabio Cannavaro, che in mattinata ha tenuto il suo secondo allenamento, poi la conferenza, poi nel pomeriggio, come vi avevamo detto, i colloqui individuali. Il primo è stato quello con Tucu, con Capitan Pereira, insomma, per dargli un pochino, credo, insomma, anche le direttive, ma anche le chiavi un po' della situazione in campo. E noi continueremo ovviamente a seguire tutto, come sempre, nei nostri appuntamenti quotidiani. Già questa sera alle 21 vi riproponiamo la conferenza integrale di Fabio Cannavaro, in cui potrete riascoltare davvero tutto, e poi da domani mattina, insomma, ci risiamo per raccontarvi un'altra giornata di lavoro e di avvicinamento alle prossime sfide. Grazie Alessandro Sursa. Grazie a te Giorgia, grazie a tutti voi. Buona serata a tutti.